Il progetto si è articolato nello studio dei suoli coltivati a Prosecco dell'azienda agricola Bernardi al fine di andarne a valutare la qualità. Tale coltivazione richiede particolari requisiti ambientali e per questo motivo sono state condotte differenti analisi. Inizialmente il lavoro si è incentrato nello studio generale dell'area, caratteristiche pedologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche e vegetazionali. Successivamente sono state eseguite 89 osservazioni ispeditive con lo scopo di individuare i profili di suolo tipici dai quali ottenere i campioni da analizzare in laboratorio. Sono stati effettuati 10 profili pedologici, da cui sono stati ottenuti 47 campioni di suolo. Le analisi condotte in laboratorio sono state pH, calcare totale, carbonio organico, capacità di scambio cationico e tessitura su campioni di suolo. Il test LPO su campioni di foglie di vite di Tarassaco, l'indice QBSR su campioni di suolo superficiali e metalli pesanti su campioni di suolo e foglie di vite. I risultati ottenuti dalle diverse analisi hanno permesso di affermare che il sito ha un pH basico, è estremamente calcareo, ha una capacità di scambio cationico da bassa ad alta, ha una tessitura franca, è povero in sostanza organica e ha un contenuto in carbonio organico basso. Inoltre non è interessato da stress ossidativo. Ha una qualità biologica media buona, indice di un sito poco disturbato e non è inquinato. La valutazione di questi dati ci ha permesso di produrre due carte a scala 1 a 2000 tramite il software ArcGIS. Nella carta dei suoli sono riportati le 5 tipologie di suolo appartenenti agli ordini incerti suoli, mentre nella carta di attitudine dei suoli alla viticoltura sono riportate le classi di attitudine S1 molto adatta ed S2 moderatamente adatta, con le relative limitazioni legate all'esposizione dei versanti, all'eccesso idrico e alla tessitura. In definitiva, i suoli presenti nell'azienda hanno una buona qualità e una buona attitudine alla coltivazione della vite. Questo potrebbe significare che le pratiche agricole impiegate non hanno prodotto alcun effetto negativo sullo sviluppo della pianta e quindi sulla produzione di un vino di qualità.